Il dottorato è l'ultimo anno della formazione universitaria, ma è anche la prima tappa della formazione alla ricerca. Ricerca nelle aziende, nelle imprese, ma anche nel settore pubblico e anche nel contesto universitario. Di fatto la maggior parte dei giovani colleghi che sono reclutati in ruoli da docenza universitaria hanno fatto il dottorato, quindi il dottorato è anche un punto cardinale del reclutamento per l'università. Di qui tutta la sua importanza. Il valore dell'università è fatto soprattutto dal valore delle sue persone, quindi i dottorandi e chi li forma hanno l'enorme responsabilità di formare i quadri universitari del futuro e svolgono un ruolo chiave nel contesto universitario e per la società tutta. Di qui l'importanza della giornata di oggi, di qui il fatto che sono particolarmente lieto e onorato di essere presente, di qui l'augurio di un buon anno dottorale a tutti. Siamo all'inizio del 39° ciclo, quindi ormai a 40 anni dall'istituzione del dottorato di ricerca in Italia. In tutti questi anni il dottorato ha avuto un'evoluzione importante, non è più soltanto quel titolo spendibile in accademia, ma si rivolge a un mercato del lavoro più ampio. E l'affermazione, la valorizzazione e il riconoscimento di questo titolo stanno crescendo non soltanto in Italia, ma anche in Europa. Quindi l'augurio che faccio ai nuovi dottorandi, alle nuove allieve e ai nuovi allievi è di contribuire col loro impegno e con la loro ricerca all'ulteriore valorizzazione e affermazione dell'importanza del dottorato per affrontare sfide sempre più crescenti e rispondere alle esigenze più complesse della società contemporanea. Tanti auguri, cari allieve e cari allievi.